Raga, possono votare tutti, non solo gli abbonati, tutti. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ripartiamo con NBA. Ho visto che molti di voi hanno commentato e guardato il video, appunto, quello ascoltate tutti e quindi avete capito un po' la situazione. Però mettiamo da parte il tutto, andiamo avanti col canale, andiamo avanti con i discorsi anche di Twitch. Quindi questa è una replica di una partita fatta su Twitch nel pomeriggio, dove i ragazzi hanno votato, perché praticamente facciamo delle scommesse, delle votazioni con i punti che vengono accumulati in live, e i ragazzi hanno votato di giocare Hall of Fame, una partita contro gli Atlanta Hawks e quindi Trae Young. Ecco cosa è successo. La qualità non è ottima, ragazzi, perché comunque è una replica presa da un live streaming, quindi spesso non vedrete un'ottimissima qualità, ma credo che ci sarà da divertirsi. Ci vediamo alla fine del video. Ricordatevi di fare punto esclamativo vote staccato, quindi spazio il numero. Minchia, l'Hall of Fame! Vogliono l'Hall of Fame! C'è grinta in questa live di pomeriggio. Ora vi faccio vedere una cosa, ma non la clippate. Oh, il caffè, ce n'è ancora, Ginengo. Basta, Karim, hai rotto il Bam. Grazie, grazie a tutti ragazzi, quelli che stanno passando oggi. Chattate ragazzi, chattate, non c'è nessun problema. Vi ricordo che martedì e giovedì ci sono le giornate dedicate agli abbonati, quindi 10 di sera, giornata dedicata, live, dedicata completamente agli abbonati, quindi la chat potrà essere utilizzata solo dagli abbonati e appunto giocheranno con me durante le live. Quindi si potrà guardare la live, ma chi non ha l'abbonamento non potrà chattare. No, Karim non è abbonato. Ankle breaker. No! Hall of Fame. 18-16 per i T-Wolves, che cercano di far esplodere il culo ad Ale Miracle. Vediamo. Non ti vuole nessuno, DA. Raga, come faccio a far uscire Gibson dal quintetto? Quando è che inizia a decidere le rotazioni? A livello 80? Non lo posso più vedere Gibson, raga. Non ce la farò mai. Niente, Gibson rimane con... Oh! Era buonissima sta difesa, cacchio. Hall of Fame di merda. Minchia, spezza Clives. Ma dai! No, dai ragazzi, però così, cioè... Dai ragazzi, però così è un po' troppo... Dai, su, eh? No! Cosa sta succedendo? Hall of Fame del Bradipo, cazzarola, guarda. Ah! Oh, altra buona difesa, l'ha piazzata di nuovo. Cosa devo fare? Devo iniziare a calmarmi. Ok, Ale, calmati. Non andare in rage, Ale, è presto. Cioè, la reazione... Allora, adesso parliamoci chiaro. Poi ce la giochiamo, non mi interessa, Parliamoci chiaro. La differenza di reazione nello scatto tra la CPU e il tuo giocatore è troppo evidente. Loro fanno uno scatto e tu vieni fregato. E loro hanno un record di 13-20 e ci stanno battendo 17-5. Adesso proviamo a far finta di stare tranquilli. Coppata in faccia! Cioè, capite perché non si gioca più ad Hall of Fame? Guarda, guarda, ha fatto un passo. Toh, altra stoppata, sono due stoppate. In the face proprio, toh. Dai. Non molla. Va, 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 va. Guardalo. Come lo prendo?
Ma che cazzo, com'è che devo giocare per provare a vincere la partita? Cioè, capite che la CPU, pur di fargli fare canestri e punti, non gliela passerai mica. Lo sapevo che gliela. Bam! Altra stoppata e tre stoppate! Tre stoppate su tre! Adesso basta! Affanculo! Vedete che però sono entrati i loro panchinari che sono, secondo me, non tutti all'altezza. Noi avevamo ancora in campo Butler, Rose e compagnia bella e infatti siamo in vantaggio. Buon contrasto di tiro, eh! Ma facciamogliela segnare lo stesso, tanto. Crossover devasto e se ne va. Break the wall e poi la passa dentro. Sì, Carletto. Raga, stiamo giocando ad Hall of Fame o a Trae of Fame? Cioè, non ho capito. Cioè, merda, cazzo. Vai! Dai! 44, cioè, ad Hall of Fame comunque dai, 5 punti, 5 rimbalzi mi puzza di corretto. Cioè, un rookie overall 75, secondo me se lo merita. E vabbè, ma io penso che sia tutto uno scherzo comunque Hall of Fame, per an far andare la gente in rage proprio. Dai così. Via, 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 via. No! Ero in un contropiede egregio. Va che perdiamo pa. Ma dai, ma vai a cagà. Io le voglio studiare queste cose perché sono in live. Se stavo registrando il video, bestemmiavo e basta. No, scherzo. Però andavo abbastanza in rage quit. Qua invece voglio capire il perché. Allora, quindi. Rimbalzo di chi? Ok, l'ha presa lui. Allora, Deadmon prende il rimbalzo. A questo punto ce l'ha lui, ma stoppatella di Wiggins. Allora cosa succede? Wiggins prende il rimbalzo a questo punto? Bravo Wig. E ovviamente Wiggins nel ripartire decide di entrare nel culo di Deadmon. Bravo Wiggins, bravo! Che è 10.000 volte più veloce di Deadmon nella realtà. Guardate. Ma cazzo è? Guarda proprio la faccia quella lì, proprio. Oh, raga, dove c'è la palla? Oh. Raga, ho perso la palla, aiuto! Ce l'ho io, amico! Ora ti vado pure a fare canestro. No, tanto c'è Gibson. Ma io lo faccio lo stesso. Perché sono Deadmon, ad Hall of Fame però. Ma io non lo uso mai l'impeto, sinceramente. Non lo so perché. È una cosa che non si addice al mio players. Optami! Ah! Towns non riesce a prendere un rimbalzo. Per adesso stanno dominando sotto canestro Deadmon e Trae Young pure prende rimbalzi. Bravissimo Trae. Bam! Ti è piaciuta? Ma Ago, è una questione di capire anche che cosa c'è disegnato sul campo. Tante volte sono cose che devi azzeccare perché tante volte sembrano robe tipo che cazzo devo fare e tante volte sono cose abbastanza semplici. Il problema è che tu tante volte, io gioco talmente veloce, frenetico, che non sto lì a guardare cosa c'è sul campo e magari è la cosa più bella del mondo, ma io non la faccio perché sto già facendo altro, capito? Sto già facendo girare palla, sto già trovando spazi diversi, quindi è
È già tutta un'altra cosa. Ho appena urlato, seguite le Miracle su Twitch, e una signora vicino a me fa, ma chi è Marsino? Guarda, guarda dove si è messo. È strano, no? Guardalo. Guardalo. E allora me ne vado, no? Cioè, capite che la CPU non gioca realmente ad Hall of Fame. Gioca per incularti. Anticipa persino il pick, cioè... Meno male. Slash! Rubato. No, dai, raga! Che cazzo mi significa? Ma perché entra lui? Fate entrare Rose! Mamma mia, appena arrivo a 80 di overall. No, a 90, scusate. Appena arrivo a 90 con sto giocatore, veramente. Tutti li faccio andare in panchina, porca miseria. Li vendo tutti e due, Gibson e Jones, li vendo tutti e due. Ma che cos'era sta roba? Dai! Bravissimo! Cioè, ma neanche io riuscirei mai a fare un canestro così, anche perché se noi facciamo un'animazione del genere, ragazzi, su NBA... Se noi siamo al posto di Huert, se noi siamo al posto suo, guardate, qua viene fuori un contrasto fisico praticamente, viene fuori qualcosa che comunque ti fa o il fallo o robe del genere. Invece noi no, noi veniamo inculati. Attenzione, doppia doppia. /105/99 però, Non è che stiamo facendo così cagare. Ah, mi dispiace un po' perché ad Hall of Fame fare una doppia doppia... E giocando di squadra, ragazzi, perché non ho fatto per niente il... quello che tiene palla tutta la partita. Un po' mi dispiace averla persa giocando così, però. Presa! Cazzarola però. E grazie. Mi metti uno contro uno con Trae, figa che... No, avevo fatto anche la virata, vaffan brother. Dai, ci sta tutta ragazzi, Hall of Fame è così. Abbiamo visto tutti che comunque me la sono giocata abbastanza bene, però Hall of Fame è così ragazzi, non ce n'è proprio. Cioè qui Trae proprio è andata a casa, gliel'ho spezzate tutte le caviglie proprio. Vabbè. Posso vedere questo Collins che cos'ha? Allora, il signor Collins che ha appena messo dentro il suo primo canestro su tripla. Dal palleggio 27. Che gioco stolto proprio. La prossima avete votato All-Star. Meno male ragazzi. Meno male. Quanto fanno male le perfect. Dai. Ma dai, ma basta. Che è combattere contro il nulla proprio. Cioè, è come se stai giocando per niente. E questa è la sensazione che ti crea. Si sta giocando per niente. Slap. A parte che basta vedere ste cose, dai, su. Dai. Dai. Bello tutto quello che vuoi, ma no.
Boom! Boom! Così aggressivi, dai, passa! Sì! Col fallo! Bam! Bella! Calmi, calmi, calmi! Boom! No! Dove è andato il mio giocatore? Dai via! Oh, attenzione! Perché mi devono mettere tutto in mano? Ma che tipe, oh! Ma come migliore in campo? Perché a me? No, perché Gibson? Dai, guarda che stro... Sì! And one! Il problema è che loro hanno ancora 6, dovevo sfruttarla tutta, però mi stavano raddoppiando, raga, mi sono cagato addosso. C'è stato un momento brutto lì con Gibson, mi sono cagato addosso, sono andato direttamente dentro. Ho sbagliato perché adesso loro hanno 6 secondi a difficoltà Hall of Fame, raga. No! Sì! E la porta a casa! Break the wall, difficoltà Hall of Fame! 75 di overall. Metti ancora migliore in campo tra i Young. Metti... Rifai la schermata, io ero in campo, try young. Ora lo fai. Che partita, raga. Che partita devastante. Colpi di scena, gente che vomitava in mezzo al pubblico, donne incinta che partorivano. Un casino è successo sugli spalti, raga. Un casino. Ma guardiamo le statistiche di questo signore. 35 punti, 2 rimbalzi, 11 assist, una palla recuperata, 4 stoppate. Sì, li aggiornavano i capelli prima, boh. Si vede che non c'hanno più gli sviluppatori questi. Eccomi di nuovo qui, avete visto il video ragazzi, grazie a tutti per appunto aver visto questa replica, spero vi sia piaciuta, che vi siate divertiti, partita devastante, io vi ringrazio tutti quanti, lasciate un bel like mi raccomando e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per altri video su NBA perché adesso iniziamo a tornare anche qui, quindi cercheremo un attimo di guardare un po' al canale al meglio possibile. Grazie a tutti, un bacione, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Bella! Cazzo lo porto sto ciuffo? Slefty!